Presidente, la festa di Orgoglio Amaranto aveva sottolineato con piacere, no, il riavvicinamento dell'imprenditoria aretina alla società, e direi che questa mattinata in qualche modo sancisce definitivamente questo riallineamento, diciamo così. Beh, oggi abbiamo toccato con mani vere e cosa vuol dire avere l'aretinità in casa, quindi siamo in un'azienda storica, la più storica in assoluto di Arezzo, ed è troppo bello. Speriamo di dare soddisfazione al popolo aretino andando avanti, perché quel pallone gira, quindi bisogna dare soddisfazione nel miglior modo possibile, però il fatto di aver aggregato l'imprenditoria col popolo aretino nell'Arezzo Calcio è veramente tanta roba per noi. Intanto ci sono 3 sponsor di Arezzo sulle maglie, non uno solo, e anche questo è un dato che insomma merita di essere sottolineato. Assolutamente sì, io a fine campionato scorso, quando mi sono incontrato con la nostra responsabile marketing Alessandra, che ha fatto un lavoro diciamo pazzesco fino ad oggi e continuerà a farlo, e gli ho detto: guarda, se riesci a portare sponsor aretini di un livello importante, noi leviamo il New Energy dalla maglia, perché è giusto che nell'anno del centenario ci siano più sponsor aretini possibili, e non ci aspettavamo certo questo risultato. È arrivato, speriamo di incrementarlo sempre di più. Quale le piace di più di queste 3 maglie, Presidente? Allora, è difficile scegliere. Io sono, quando mia figlia mi ha detto: papà, la prima maglia che faremo, prenderemo di riferimento quella dell'epoca della FIBO, che io lì ho detto: beh, ok, allora mi hai già colpito. E quindi la mia preferita in assoluto è quella. Però è chiaro che le altre 2 hanno delle storie importanti anche loro, quindi... mi chiedi di votarne una, io la prima, perché per me è storica, è troppo importante. Le altre sono altrettanto importanti, ma sulla storia, su quello che rappresentano. Quindi diciamo sono 3 maglie stupende. Speriamo poi che il popolo aretino ci omaggerà di acquistarne tante, perché quella per noi è importante. Non ci sono i direttori Giovannini e Cutolo, approfitto della sua disponibilità. Insomma, questo mercato sembrava chiuso, invece ci sarà una coda, c'è un difensore da sostituire, da rimettere in organico. Ma a me il direttore l'altro giorno, noi ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo tutti i giorni, una settimana che sto qui, poi io per stare appresso alla squadra, alla città, quello che è possibile, e mi ha detto: dobbiamo fare un piccolo cambiamento, mi ha spiegato il motivo, ovviamente lo tengo per me, e io ho detto: tu hai carta bianca, quindi da quel punto di vista per me va bene così. Mi ha confermato, e vedo che abbiamo fatto una squadra di tutto rispetto, che ci può dare parecchie soddisfazioni, piena di under importanti e di over importanti, quindi credo che il giusto mix lo abbia creato per l'ennesima volta Giovannini, sa il fatto suo. L'abbiamo data in mano a un allenatore che per noi è quasi il Vangelo, quindi di conseguenza siamo certi di poter fare bene, ma almeno ce la metteremo tutta per far bene, poi chiaramente sentenza al campo. Giovannini è molto attento anche all'aspetto economico, per far quadrare i conti. Ci fosse bisogno di uno sforzo, Presidente, visto che insomma questa situazione di mercato si è creata in maniera un po' inattesa? Noi abbiamo già dato la nostra disponibilità, ma Paolo è stato chiaro, ha detto: non mi serve, perché io non faccio altro che fare un'uscita e un'entrata. Ovviamente io ho dato la mia disponibilità come proprietario del club nel caso c'è bisogno di intervenire, ma per mia enorme sorpresa ha detto: assolutamente no, ci penso io, stai tranquillo che quello che è il budget iniziale, quello rispetteremo, come è giusto che sia in tutte le famiglie che ragionano col sale in zucca. Quindi noi i famosi voli pindarici che tanti pensano che si fanno nel calcio, noi non li faremo le cose nel miglior modo possibile, rispettando sempre quello che sono il dettame dei conti.